Siamo qui al Polo Universitario Pier Luigi Perrone, siamo alla terza edizione, se la memoria non mi inganna, del corso allenatori di Parma Football Academy, giusto? Sì, Gabriele, siamo praticamente al terzo anno che proponiamo questo tipo di corso, di incontro con gli allenatori che si affacciano per la prima volta al progetto Parma Football Academy, ed è un modo per innanzitutto per conoscersi e poi anche per poter iniziare a buttare le basi su alcuni temi importanti, come può essere la programmazione o la gestione o l'abilità di poter sviluppare sedute di allenamento importanti e allenanti per i giovani che sono presenti nelle varie società e nelle varie academy. Quindi sono interlocutori nuovi oppure abbiamo anche chi ha partecipato alle precedenti edizioni? No, sono tutti interlocutori nuovi perché quest'anno per la prima volta faremo anche a gennaio un secondo intervento dove potranno partecipare anche quelli che hanno già avuto modo di conoscerci e con i quali abbiamo già avuto più approcci durante questi anni, e in maniera tale da poter continuare il nostro percorso e il nostro lavoro insieme. E arrivano solo dal territorio oppure? No, sono sia gli allenatori delle nostre academy in Italia che sul territorio di Parma, e abbiamo circa 120 presenze. Quest'oggi quindi sono molto contenti della risposta che è avvenuta da parte delle società. Come sarà questa giornata? Allora, oggi saremo impegnati in aula a trattare degli argomenti importanti, come può essere la struttura della metodologia del modello di Parma Football Academy, e avremo anche degli interventi dal punto di vista relazionale, dove tratteremo come un allenatore potrà relazionarsi sia con le famiglie che con i propri giocatori. Poi avremo ospite una psicologa di Parma, che è la dottoressa Sarazzali, che ci darà una mano sulla comunicazione che dobbiamo avere noi tecnici con i bambini, quindi con i ragazzi che abbiamo all'interno delle nostre squadre. Mentre domani mattina avremo la dimostrazione sul campo di tutte queste chiacchiere che abbiamo fatto all'interno. Ma sarà interessante chiedere alla psicologa se per il rapporto con i bambini o con i familiari? Di quello se ne occuperà Federico. La psicologa invece lavorerà molto nello specifico come sul rapporto comunicativo, l'espressione che deve avere gli allenatori nei confronti dei bambini. Perfetto, grazie Pier. Grazie a te.